Bene, in questa 14ª puntata sull'arte dell'argomentare affrontiamo le prime fallacie di tipo comportamentale e cosa significa di tipo comportamentale? Sono le fallacie che si basano su azioni pratiche quali il distrarsi, far finta intenzionalmente di non aver sentito, adirarsi, intimidire, minacciare, insultare, ma anche pregare o cercare di impietosire. No, quindi fallace appunto nel proprio comportamento, quindi di atti, ma di atti che sono strettamente legati a emozioni quali la noia, quali l'ira, la rabbia, l'aggressività, ma anche eventualmente, no, una eccessiva compiacenza, corrività, oppure anche il vittimismo. Quindi queste, diciamo, influenze emotive ci spingono a atti linguistici, in questo caso atti linguistici, atti argomentativi, che sono o invalidi, no, che portano a formulare argomenti o invalidi o inverosimili o tutte e due. Primo esempio, l'ignorazio elenchi. Ignorazio elenchi significa ignorare quello che uno sta dicendo, ignorare gli argomenti che il proprio interlocutore sta esponendo o appunto far finta di ignorarli. O anche distorcerli, deformare, no, gli argomenti altrui. In questo senso, come vedremo, possiamo parlare di o fallacia di digressione o fallacia di uomo di paglia, fallacia di digressione, proprio no, non ascolto, devio, il discorso. Fallacia invece di uomo di paglia, appunto lo deformo, poi vedremo. Fallacia di digressione, adesso una alla volta. Fallacia di digressione. Anche la fallacia di digressione in realtà ha due fattispecie. Una potremmo chiamarla del cambio di argomento, ma anche in modo più divertente, no, di palo in frasca, no? La fallacia di palo in frasca. E invece poi la seconda, la seconda fattispecie è quella di prolissità. Allora, la prima, digressione basata sul, appunto, passare, no, di palo in frasca, invece di replicare, no, rispondere effettivamente all'argomento del nostro interlocutore. Si passa a parlare di un altro argomento. No, si replica utilizzando un diverso argomento, cioè parlando d'altro, appunto. Digressione. Per esempio, questa settimana, no, facciamo un esempio quotidiano, banale, sempre di conviventi. Un convivente dice all'altro convivente: questa settimana devi fare tu la spesa perché l'altra settimana l'ho fatta io. Sottinteso ovviamente, no, che la regola fosse una volta per uno ogni settimana.
E invece il convivente furbescamente gli risponde: non è vero, perché io già mi lavo i denti ogni mattina e ogni sera, no? Quindi ho già fatto, ho già dato, ho fatto la mia parte, no? Ok, facciamo un esempio un pochino più serio. Discussione politica, che si presta facilmente all'ignorazio elenchi, in particolare nella forma della digressione, cambio argomento. Allora, il politico A dice: la politica economica del governo è disastrosa perché ha causato l'inflazione. Il politico B, l'avversario, ribatte: non è vero, perché l'inflazione dipende soprattutto dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio, quindi da un fattore internazionale, non interno, che non dipende dal governo. Allora, il primo politico ribatte: è vero invece, perché i provvedimenti governativi hanno provocato un aumento della disoccupazione. Ora, è evidente che potrebbe anche essere vero che i provvedimenti governativi abbiano provocato un aumento della disoccupazione, ma questo è un altro argomento, non c'entra niente con il primo argomento, cioè quello dell'inflazione, quello relativo all'inflazione. No, questa è una delle fallacie più diffuse, no? Badateci nelle discussioni politiche, ma non solo politiche, nei talk show televisivi, cioè l'ignorazio elenchi di digressione è usata, cioè di cambio argomento, no? di salto di palo in frasca, è usata proprio a piene mani, anzi a piene lingue. Perché? Perché quando ovviamente un argomentante si trova in difficoltà a ribattere, no, a un'obiezione forte, fondata, ovviamente no, la evita e cambia e cambia argomento, no? Per non assumersi l'onere di replicare all'obiezione, di confutare l'obiezione, allora passa a un altro argomento che non c'entra niente con il primo che ha usato. Certo che si può fare in una discussione sul governo, ovviamente il governo può essere accusato, no, di varie malefatte, oppure di vari no, provvedimenti utili, ma ovviamente se ne deve discutere uno alla volta, no? Dunque, si può cambiare argomento o, no, una volta arrivati ad una conclusione relativamente a quella, o, cioè, per esempio, o ribattendo, no? Oppure ammettendo che l'obiezione è fondata, e quindi dice: va bene, ok, questo governo non è criticabile per quanto riguarda l'inflazione, però è criticabile, ma uno prima deve ammettere che effettivamente, no, l'accusa di essere causa dell'inflazione non è fondata. Quindi ci vuole una certa onestà intellettuale. Mi viene in mente anche, mi sembra, una scena del film La messa è finita di Nanni Moretti, in cui lui parla con uno che gli attacca un bottone, dice delle cose strampalate, e a un certo punto urla. Lì vicino c'è un campo di pallone, ci sono dei ragazzi che giocano, e lui a un certo punto, per tirarsi fuori, dice: palla! E va a giocare con i ragazzi. Ecco, questo è un po' un caso limite di fallace di digressione, no, di palo in frasca, o di cambio di argomento, in questo caso addirittura proprio, no, dalla discussione al gioco del pallone. Allora, però, un'altra
come vi avevo anticipato, un'altra modalità di fallacia, di digressione, oltre a quella appunto del cambio di argomento, è quella che consiste nel dilungarsi oltre misura nell'esposizione di un argomento, anche in realtà anche accumulando più e diversi argomenti, no? Quindi un gran pastone. Facciamo un esempio, sempre legato un po' a quello, ecco. Facciamo un esempio che il politico B di prima, no, abbia replichi invece all'obiezione sull'inflazione in questo modo: è vero, perché le statistiche dimostrano che nel 2004 i prezzi sono aumentati del 2-3%, nel 2005 del 3-1%, nel 2006 del 2-7%, facendo la somma senza tener conto dell'interesse composto, arriviamo a oltre l'8%, il che non è poco, anzi è il doppio della media dell'inflazione registrata nei paesi europei nello stesso periodo. E oltretutto il paniere in base al quale l'Istat calcola il tasso di inflazione non comprende tutti i beni di consumo e nemmeno tutti i beni di consumo più comuni e popolari, stante che la composizione dei consumi cambia di anno in anno e l'Istat è lento a tenere dietro questo cambiamento per motivi burocratici che ben conosciamo. E davvero la burocrazia è uno dei mali che più affliggono il nostro paese, che si riverberano su molti altri problemi irrisolti, come quello della disoccupazione, in particolare giovanile, che l'attuale governo non solo non ha risolto, ma anzi ha aggravato, dal momento che eccetera eccetera, no, a sfinimento. Spero di avervi dato l'idea di cosa può significare una fallacia di digressione nella modalità della prolissità, dell'accumulo di argomenti. No, in questo caso la digressione mira a produrre una sorta di effetto nero di seppia, potremmo chiamarlo, o anche nero di polpo, no? Avete presente quando un polpo si sente in pericolo? No, emette un liquido nero che oscura tutta l'acqua marina, no, intorno a lui, impedendo a chi vuole catturarlo di vederlo e quindi di catturarlo. Ecco, appunto, è una cosa del genere, no? Allo stesso modo la digressione basata sulla prolissità serve a suscitare un polverone verbale mirato a confondere le idee al proprio avversario dibattimentale e a impedirgli di formulare in modo pertinente ed efficace la sua replica. Proprio per evitare di incorrere in fallacie di digressione, sia la prima, no, il cambio di argomento, sia la seconda, cioè prolissità e accumulo di argomenti, Socrate, il grande filosofo Socrate, elaborò una metodologia della discussione nella quale la regola regina era quella che Socrate chiamava brachilogia, dal greco brachus, che significa breve, logos, discorso, ovvero la regola della brevità, dell'essere concisi e dell'essere scrupolosamente pertinenti al tema argomento che di volta in volta nel corso della discussione si affronta, no? Ovvero, secondo per Socrate, bisognava discutere un argomento alla volta. Una volta arrivati alla conclusione relativamente a un certo argomento, conclusione confermativa, conclusione invece confutativa, oppure in parte diciamo così, confermativa, in parte invece confutativa, però soltanto quando un argomento è concluso, allora si tira in ballo
un altro argomento, e in ogni caso si discute con battute brevi, essenziali, concise, cioè per così dire a botta e risposta. No, proprio appunto questo è, diciamo così, il modo per immunizzarsi, per vaccinarsi dalla fallacia di digressione, in particolare quella molto molto comune di prolissità, ovvero, no, effetto nero di seppia. Per concludere sulla fallacia, su questo tipo di fallacia di digressione, un bellissimo e particolare esempio appunto di digressione è riportato dal grandissimo scrittore argentino Jorge Luis Borges in un suo saggio breve, una chicca, intitolato Arte di ingannare, del 1933. No, vi si legge: a un gentiluomo, in una discussione teologica o letteraria, venne gettato sul viso un bicchiere di vino. L'aggredito non si scompose e disse all'offensore: questo, signore, è una digressione. Attendo il suo argomento. Bellissima, meravigliosa. Bene, secondo tipo di ignorazio elenchi, no, di fallacia di ignorazio elenchi, cioè di non ascolto effettivo dell'argomento del mio interlocutore. La fallacia di uomo di paglia, in inglese straw man. Allora, in prima battuta possiamo definire questa fallacia di uomo di paglia, come una ignorazio elenchi parziale, solo parziale, no? Quindi quella di digressione è totale, questa invece è parziale. In questo caso l'argomento del proprio interlocutore non viene completamente ignorato, ma ne viene ascoltata, considerata, presa in considerazione solo una parte, ovvero l'argomento dell'interlocutore viene inteso e interpretato in una versione che ne facilita la confutazione. Quindi, uomo di paglia, infatti, era la denominazione con la quale i cavalieri medievali e rinascimentali chiamavano un fantoccio con cui si esercitavano a combattere per prepararsi ai tornei cavallereschi. Insomma, l'uomo di paglia era una specie di punching ball, no, come i sacchi contro cui si allenano i pugili, anche no, tuttora. Quindi avete colto l'antifona? Chiaramente era molto più facile colpire un uomo di paglia, un fantoccio, una specie di spaventapasseri, no? Piuttosto che un cavaliere avversario in carne ed ossa, meglio in carne, ossa e corazza. Certo, a meno che quest'ultimo fosse Don Quixote, ma questa è un'altra storia. Cercando di approfondire, dobbiamo tener conto che ogni discorso presenta maggiori o minori margini di ambiguità, e quindi la sua ricezione è sempre filtrata da un'operazione mentale di interpretazione. Vabbè, non è il caso di inoltrarci qui ed ora in un'appassionante, dotta ma troppo intricata discussione a proposito dell'ermeneutica, che costituisce un filone della ricerca filosofica
tempi recenti, legato soprattutto al nome del filosofo tedesco Gadamer. Però possiamo e dobbiamo rilevare che qualsiasi argomentazione si presta, quale più, quale meno, a essere interpretata in un senso più ampio o più restrittivo, fino al limite della sua distorsione, no, completa deformazione. Ovviamente ciò avviene nella misura in cui è funzionale alla sua più semplice, facile confutazione da parte di un interlocutore, di un argomentante. Vediamo un esempio quotidiano e fin troppo banale, sempre legato a un possibile diverbio alterco tra conviventi. Il convivente A dice: non sei leale perché da giorni non vai a buttare la spazzatura. Il convivente B: non è vero che non butto la spazzatura, l'ho buttata almeno 3 volte negli ultimi mesi. No, in questo caso chi ribatte interpreta in modo intenzionalmente esagerato l'argomentazione del suo interlocutore, cioè il convivente A. No, quest'ultimo si riferiva a un periodo di tempo ristretto, no? Cioè pochi giorni oppure al massimo la settimana, mentre B, il convivente B, trasforma, no, questo riferimento temporale ristretto in un periodo di tempo indefinito. Naturalmente, per avere buon gioco, a sostenere che anche lui, come l'altro, butta la spazzatura e dunque è leale e dunque rispetta la regola, no, del un po' per uno, non fa male a nessuno. Vediamo adesso alcuni esempi invece filosofici, tratti questa volta da discussioni tra gli studenti delle mie classi. Per esempio, lo studente A sostiene che Occam afferma il principio di economicità conoscitiva, che poi in suo onore fu denominato il rasoio, il famoso rasoio di Occam, con il quale Occam si sbarbava tutte le mattine, secondo il quale, al di là degli scherzi, nunquam ponenda est pluralitas sine necessitate, cioè non si deve mai presupporre una pluralità senza necessità, o anche entia non sunt multiplicanda preter necessitatem, gli enti non devono essere moltiplicati oltre lo stretto necessario. Ma poi sostiene, no, d'altra parte, afferma questo studente, Occam sostiene che esistono infiniti universi differenti tra di loro, cioè moltiplica al massimo possibile gli enti. Quindi si contraddice palesemente e così si autoconfuta. Un altro studente invece gli obietta: ti contesto un ignorazio elenchi del tipo uomo di paglia, perché hai fatto finta che Occam abbia sostenuto che certamente esistono infiniti universi, mentre Occam ha sostenuto solo che non è escluso che possano esistere infiniti universi. Bene, che poi questa contestazione sia più sia fondata o meno, o quanto sia fondata, lascio a voi giudicarlo. Un altro esempio, lo studente A afferma: Kierkegaard sostiene che tra i tre tipi di fondamentali di esistenza, quella estetica, quella etica e quella religiosa, vi sia una relazione di out-out, no? Cioè di esclusione, di radicale esclusione reciproca, ma poi ammette una continuità tra la vita etica e la vita religiosa, perché scrive che la fede presuppone necessariamente la consapevolezza etica e quindi l'esperienza etica, la vita etica. Un altro studente obietta: il tuo argomento è un uomo di paglia. È vero che la fede per Kierkegaard presuppone l'etica,
Tuttavia, l'out-out tra esistenza etica ed esistenza religiosa rimane, perché Abramo, pur nella consapevolezza etica, non rispetta l'etica, decide di compiere un crimine, decide di uccidere suo figlio Isacco. È diverso sostenere che la vita religiosa presuppone la vita etica e sostenere che c'è una continuità, cioè una compatibilità tra vita etica e vita religiosa. Ok. Tutti questi esempi ci suggeriscono sì come individuare e contestare un uomo di paglia a un nostro avversario, ma anche come evitare di cadere in un uomo di paglia, cioè come formulare bene le proprie argomentazioni in modo da non rendere possibile un uomo di paglia. Concludo con un esempio famoso ma anche molto gustoso di uomo di paglia relativo alla storia della scienza e legato in particolare alle discussioni intorno alla teoria darwiniana. Nel 1860, cioè l'anno successivo a quello di pubblicazione dell'origine delle specie di Charles Darwin, nella sala dell'Università di Oxford si tenne un confronto pubblico appunto sulla grande opera di Darwin. Il vescovo Wilberforce, antidarwiniano, per replicare gli argomenti invece a favore della teoria dell'evoluzione di Darwin, argomenti sostenuti dallo scienziato Huxley, gli chiese: lei pensa di discendere da una scimmia per parte di madre o per parte di padre? La domanda sollevò naturalmente le risate e il consenso di tutto l'uditorio. Huxley calmissimo replicò: in quanto a discendere da una scimmia, non mi vergognerei se fosse questa la mia origine, ma mi vergognerei invece se fossi stato generato da chi prostituisce i doni della cultura e dell'eloquenza mettendoli al servizio del pregiudizio e della falsità. Risposta sferzante. Ma dove sta l'uomo di paglia? Quella è un'altra storia. Allora, come sa chiunque abbia una conoscenza men che superficiale della teoria dell'evoluzione di Darwin, questa non sostiene la discendenza diretta di individui della specie umana da individui di una delle tante specie di primati attualmente esistenti, per esempio gli scimpanzé o i bonobo, visto che sono le specie che somigliano geneticamente di più alla nostra. No, ma la teoria darwiniana dell'evoluzione sostiene che l'evoluzione della specie Homo sapiens, che meglio sarebbe stato chiamare Homo sapiens, questa evoluzione si basa su un ramo dei primati, attraverso una serie di specie di ominidi intermedie poi estinte, In altre parole, uomini e scimpanzé o bonobo hanno un antenato primate in comune, ma da quell'antenato primate poi sono derivate varie ramificazioni specifiche, e la specie umana quindi deriva da un suo ramo diverso da quello delle scimmie antropomorfe cosiddette. No? Quindi capite che è un concetto, quello darwiniano, molto diverso da la pretesa discendenza dell'uomo dalle scimmie, che è un chiaro esempio di uomo di paglia, perché così era più facile poi fare del sarcasmo
sul fatto che ognuno di noi possa discendere, no, da uno scimpanzé piuttosto che da un bonobo, per alcuni motivi, ci sono dei buoni motivi per cui non sarebbe male discendere dai bonobo, no? Sapete quali sono le caratteristiche comportamentali dei bonobo, molto diverse da quelle degli scimpanzé. Temo che noi siamo più simili purtroppo agli scimpanzé. Va bene, a questo punto finisce anche questa puntata. La prossima, altra fallacia comportamentale, quella ad persona, ma anzi quelle, perché poi vedremo, ci sono molte fattispecie di fallace ad personam, contro, no, il proprio interlocutore. A domani.